Il Presidente si riserva di inserire nel calendario l'esame di progetti di legge di ratifica licenziati dalle commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni. L'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna. Per quanto riguarda la discussione dei progetti di legge numero 3012 abbinati 3194, numero 1990, numero 2957 abbinate, numero 9 abbinate, numeri 2578 e 698 abbinate, numero 1751, nonché del documento 22esimo numero 38, l'eventuale organizzazione dei tempi sarà valutata sulla base del testo che verrà licenziato dalle commissioni di merito. Il programma si intende conseguentemente aggiornato. Chiesto la parola a fine seduta il deputato Tino Iannuzzi. Prego, ne ha facoltà. A due minuti, onorevole. Grazie Presidente. Sono trascorsi già 5 anni da quella terribile serata del 5 settembre del 2010 quando venne assassinato con inaudita ferocia il sindaco pescatore, il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. È giusto ricordare in quest'Aula, che è espressione massima della libertà, della democrazia, della sovranità del popolo italiano, un sindaco che è stato esempio di buon governo, che ha dato voce ad un mezzogiorno moderno, innovativo, dinamico, che nella sua azione amministrativa ha sempre coniugato tutela dell'ambiente, rispetto della bellezza della natura, del pregio incomparabile del mare, di quel litorale, di quella costa, con progetti di sviluppo attentamente pensati e concepiti che non hanno mai alterato, nemmeno mai messo minimamente in pericolo, la identità naturale del suo territorio. E con questo metodo, ispirandosi sempre ai valori della legalità, del contrasto ad ogni interesse criminale, dell'amore e del senso profondo della comunità, Vassallo ha trasformato i piccoli borghi di Acciaroli e di Pioppi in stupende mete del turismo nazionale ed internazionale. Purtroppo i 5 anni che sono trascorsi non sono stati sufficienti per fare luce su quella tragedia. Oggi più che mai l'imperativo dello Stato deve essere quello di assicurare finalmente